Assessore, oggi svelate quello che è il progetto del parco archeologico ex Campo Rampigna, un progetto a cui l'amministrazione comunale tiene in maniera particolare. E avere un parco archeologico all'interno della nostra città rappresenta proprio un prestigio di grandissimo valore, di grandissimo livello, anche perché lì all'interno si potrebbero portare avanti anche degli eventi culturali, dei poli museali, e quindi è molto importante dare seguito a questo parco archeologico. Ora parte una seconda fase, quella della ricerca dei fondi per poter costruire questo parco. Sì, i fondi purtroppo sono tanti, i fondi che servono sono veramente tanti, e quindi ci stiamo rapportando con il Ministero per poterli trovare. Quando abbiamo scavato sotto a Rampigna abbiamo trovato resti che risalgono a prima di Cristo, quindi stiamo parlando di scoperte importantissime per la nostra città. La sovrintendenza è subito intervenuta, ha stilato un cronoprogramma, ha predisposto, redatto un progetto che adesso presentiamo alla città. Occorrono risorse molto importanti, che certamente non possono essere sostenute dal Comune di Pescara, però i fondi del PNRR possono essere assolutamente utili per raggiungere l'obiettivo. Certo è che io porrò delle domande alla sovrintendenza e soprattutto al Ministero per capire se questo progetto e queste scoperte possono essere veramente interessanti a livello nazionale e internazionale, in modo tale da poter investire su questa città da parte degli organi competenti. Se questo avverrà, e avverrà in tempi brevi, noi porteremo avanti questa possibilità, perché sarà un salto di qualità della città incredibile, insieme alle altre iniziative che stanno trasformando Pescara da città veloce, città del futuro, anche a città che ha i piedi ben piantati in una storia lontana. Rampigna sì, ha grandi opportunità e sicuramente non sarà un progetto breve, non sarà uno studio facile, ma sicuramente potrebbe diventare uno degli elementi di punta della riqualificazione urbana e della conoscenza della storia della città. Da esperta vale la pena investirci, crederci, anche se la prudenza della scienza, per l'appunto, ci consiglia di fare una politica del passo dopo l'altro, della valutazione scientifica di quello che potrebbe emergere da una situazione che oggi conosciamo solo in via campionaria.